Come non riconoscere il leggendario GTA 4? Bravo Mirko che è stato il più veloce di tutti, mentre di risposte sbagliate ne avete date tante. Molte mi hanno piegato in due, ma solo una è riuscita a colpirmi nel profondo. Lori scrive: il gioco mi sembrava, secondo me, GTA Z Kagarot. Scorreggimi se mi sbaglio. Tranquillo, non ti scorreggerò mai. Ma torniamo seri e andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Oracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, in particolare di quelli di questo piccolo studio indie emergente che nessuno conosce e si chiama Nintendo. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché continuano i video riassuntoni di fine anno e oggi andremo a fare una top e flop molto particolare. Ripercorreremo insieme il 2021 di Nintendo tra momenti emozionanti e delusioni. 5 momenti top, 5 momenti flop per 12 mesi all'insegna della grande N. Per molti il 2021 è stato un anno di transizione, ma mentre effettivamente la next gen faticava ad ingranare, su console ibrida ne abbiamo viste di cotte e di crude e di sicuro non ci siamo annoiati. Vi aspetto come al solito nei commenti per sapere quali sono stati i commenti che nel bene e nel male vi hanno più coinvolto. Ma prima di tutto, mi raccomando, ricordatevi che la conquista non violenta di YouTube Italia passa attraverso dei piccoli gesti. In quanto membri dell'armata poraccia, lasciate assolutamente un like e se siete nuovi iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche, senza dimenticarvi di seguirmi anche sugli altri social. In descrizione trovate tutti i link. Bene, ho detto tutto. Iniziamo! Questa lista sarà composta da 5 momenti top accompagnati da altrettanti flop e partiremo da quelli più innocui fino ad arrivare alla prima posizione, che segnerà il coinvolgimento emotivo massimo. E siccome la vita è fatta di alti e di bassi, proseguiremo alternando le due classifiche. Partiamo quindi dalla quinta posizione. Per la top abbiamo il ritorno dei Nintendo Direct, mentre per la flop l'assenza di Breath of the Wild 2. Quanto è stato liberatorio vedere tornare il format più importante della scuderia Nintendo dopo un'assenza prolungata di quasi un anno e mezzo. Non solo eravamo in crisi d'astinenza da Nintendo Direct da settembre 2019, ma il ritorno delle presentazioni della grande N a febbraio di quest'anno ha interrotto anche il predominio di quegli eventi minori che sì, ci avevano aiutato a passare il tempo, ma che nella forma e nel contenuto erano solo una pallida ombra dei direct veri e propri. Addio quindi direct mini, partner showcase e indie world. Nel 2021 abbiamo avuto la bellezza di 3 direct, uno a febbraio, uno in corrispondenza delle 3 a giugno e uno a settembre. Il primo forse si è rivelato un po' sottotono rispetto alle aspettative, ma porca miseria se gli altri due hanno saputo coinvolgere i fan Nintendo. Tra ritorni di vecchie glorie, annunci inaspettati e piacevoli sorprese, i 3 show della casa di Kyoto hanno segnato il ritorno di un format esplosivo. Al tempo stesso però anche il 2021, proprio come il 2020, è stato segnato da numerosi ritardi e rinvii. Il grande assente di questo 2021 per molti è stato Breath of the Wild 2, un progetto ormai annunciato da anni, ma di cui ancora sappiamo pochissimo. Probabilmente senza la pandemia di mezzo adesso staremo già giocando al sequel di uno dei giochi più importanti degli ultimi 10 anni, quando in realtà, ad oggi, ci sono ancora molti dubbi sull'effettiva pubblicazione entro il 2022. Non dico che era realistico aspettarsi un'uscita entro dicembre di quest'anno, ma speravo quantomeno in dettagli più approfonditi su trama e gameplay, e anche solo il titolo sarebbe bastato per calmare la sete dei fan più incalliti. Purtroppo non è andata così, non ci resta che sperare che tutto scorra liscio sotto la direzione di Numa e che il progetto non subisca ulteriori ritardi. Quarta posizione per Nintendo Switch stessa, o meglio per la sua revisione OLED. Mamma mia quanto ha fatto discutere questa versione 2.0 di Switch, e molte delle critiche che gli sono state rivolte sono giustificate. D'altra parte però bisogna essere anche obiettivi. OLED rappresenta un salto di qualità in avanti netto rispetto al modello base. A 2 mesi di distanza dall'uscita di OLED posso affermare senza alcuna ombra di dubbio che per quanto riguarda il gaming in portabilità batte 10-0 il modello base. Io mi ritrovo a giocare la maggior parte del tempo in modalità handheld e pur avendo conservato il vecchio modello non riuscirei mai a rinunciare allo schermo OLED, ai nuovi speaker e anche al nuovo kickstand che finalmente rende stabile la console anche quando appoggiata piatta su una superficie piana. Il prezzo è tutto sommato in linea con gli altri due modelli di Switch e OLED completa in modo intelligente la famiglia ibrida. Allo stesso tempo però non si tratta di una vera e propria revisione, quel modello Pro che in tanti speravano di vedere prima o poi. Una revisione più audace, in grado di migliorare le prestazioni della console per renderla più attuale, avrebbe di sicuro calmato i dubbi e le insicurezze di chi, giustamente, non riesce a immaginarsi come una piattaforma così arcaica possa sopravvivere altri 4-5 anni sul mercato. Dopo mesi di rumori incessanti, vedere l'annuncio di OLED è stata una vera doccia fredda per molti. L'aver buttato lì un trailer senza preavviso e molto povero anche se confrontato al reveal di Koizumi della Lite ha amplificato quel senso di sconfitta che in tanti hanno provato di fronte al nuovo modello. È chiaro che la Pro prima o poi arriverà, ma Nintendo ha scelto di allungare ulteriormente l'attesa. Se sia stata una mossa intelligente o meno, questo lo capiremo solo fra qualche anno. Nintendo può essere criticata sotto molti punti di vista, ma non si può dire che abbia gestito male il suo 2021. Mentre su PlayStation 5 c'è stato il nulla più totale e Microsoft ha aspettato novembre e dicembre per sganciare le vere bombe della sua lineup, su console ibrida c'è stato sempre qualcosa da giocare, da gennaio fino a dicembre. Ma se presente e futuro sono radiosi, ancora una volta la grande N si è dimostrata incapace di valorizzare il suo passato. Nel 2021 Nintendo ha infatti dimostrato di essere in grado di gestire un'annata difficile attingendo a diverse parti della sua libreria. A titoli inediti di peso come Dread, Shin Megami Tensei e Monster Hunter Rise si sono affiancate remaster importantissime del calibro di Super Mario 3D World e Skyward Sword, senza dimenticarci il puntuale apporto del brand Pokémon, l'importanza che il settore indie riveste nell'economia della console e anche il contributo, marginale ma non per questo da dimenticare, dei titoli multipiattaforma che spesso arrivano su Switch tramite porting a dir poco stupefacenti. Anche il futuro è radioso e il 2021 è stato sfruttato a dovere come trampolino di lancio per il 2022, che sembra sarà un anno ricchissimo per il gaming. C'è però qualcosa che Nintendo proprio non riesce a fare ed è lo sfruttare in modo intelligente il suo catalogo storico. Mentre l'utenza chiede a gran voce il ritorno della Virtual Console, la grande N si muove ancora goffamente proponendo soluzioni parziali e mal gestite. Il caso dell'arrivo del Nintendo 64 all'interno del pacchetto aggiuntivo dell'NSO è emblematico. La nuova offerta a pagamento è stata gestita in modo abbastanza imbarazzante. Non solo il rincaro del prezzo dell'abbonamento online è risultato sproporzionato rispetto all'offerta, ma la qualità dell'emulazione è così scarsa da non reggere minimamente il confronto con quanto la scena amatoriale ha da offrire. Aggiungiamoci poi l'impossibilità di sottoscrivere un abbonamento diverso da quello annuale, la mancanza di una roadmap precisa che spieghi quali sono le intenzioni di Nintendo per il futuro del servizio e automaticamente il ritorno del Nintendo 64 si è trasformato in un'occasione sprecata più che in un motivo di celebrazione. Speriamo che col tempo Nintendo corregga il tiro migliorando la qualità dell'emulazione e aggiungendo nuovi sistemi al suo catalogo di retro console disponibili su Switch. Tre momenti top, come non citare la fine di Super Smash Bros Ultimate. L'arrivo di Sora all'interno della creatura di Masahiro Sakurai è stato un vero e proprio apice emotivo del 2021 e questa è la conclusione degna di un brand leggendario come quello di Smash. Contemporaneamente però questo sarebbe dovuto essere un anno fondamentale anche per un'altra serie leggendaria, quella di The Legend of Zelda, il cui 35esimo anniversario è stato però inspiegabilmente ignorato da parte di Nintendo. Alla fine di Smash Ultimate ho già dedicato un video intero e vorrei evitare di ripetermi anche in questa occasione, anche perché chi mi segue da tempo sa quanto io sia affezionato a questo gioco. È giusto però fare ancora una volta i complimenti a Sakurai e all'incredibile lavoro che ha svolto su Smash nel corso degli anni, e su Ultimate in particolare, un episodio che è diventato forse il più grande crossover videoludico mai visto nella storia. L'idea poi di chiudere con Sora, il personaggio più voluto dalla community dei giocatori attraverso un lavoro segreto di contrattazione durato anni e che ha coinvolto anche un'altra figura leggendaria come Satoru Iwata, è stata la proverbiale ciliegina sulla torta, un regalo che probabilmente neanche ci meritavamo di ricevere. Tutto bene per Smash, ma Zelda che fine ha fatto? Difficile credere che i 35 anni della serie siano stati festeggiati con una remaster e un Game & Watch celebrativo e nient'altro. C'erano grandissime aspettative intorno alla serie e si poteva fare tanto. Anche solo ricevere lo stesso trattamento riservato a Mario lo scorso anno sarebbe stato abbastanza, ma Nintendo ha scelto di troncare l'entusiasmo già a giugno, facendo annunciare a Numa che non ci sarebbero state altre iniziative. Capisco la difficoltà nel tirare fuori un nuovo episodio o anche un remake affidato a uno studio esterno come Grezzo, ma che ci voleva proporre una collection proprio come la 3D All-Stars? Sarebbe andata benissimo anche la pigra riproposizione di Twilight Princess e Wind Waker dell'era Wii U, e invece niente. Il prossimo anno vedremo altre iniziative slegate dalla ricorrenza? Speriamo di sì, ma anche questa è una gigantesca occasione mancata per la grande N. Ma il momento più emozionante di tutti non poteva che essere il reveal avvenuto durante l'E3 2021 di Metroid Dread, un evento che mi ha emotivamente devastato. Per una serie che rinasce dalle sue ceneri ce n'è stata un'altra però che è stata terminata a sangue freddo. Non dimentichiamoci che il 1° aprile Mario è morto. Mi ricordo le emozioni provate in quella live come se fosse ieri. Un trailer perfetto, pensato per colpire al cuore i fan di vecchia data. Metroid 5, il continuo di una saga ferma da 19 anni, era finalmente realtà, ma presto quel numero lasciava il posto a un nome ormai sepolto nella memoria collettiva: Metroid Dread. Il progetto più volte cancellato era finalmente riuscito a trovare la sua strada su Switch, una vera e propria chimera che diventava realtà. La gioia nel vedere Sakamoto riprendere in mano la sua creatura e l'entusiasmo nello scoprire che Mercury Steam avrebbe gestito questo nuovo episodio dopo l'ottimo quanto ignorato Samus Returns, tutto ha generato un hype mostruoso nei confronti di questo titolo, che una volta uscito non ha minimamente deluso le aspettative. Un successo che significa una sola cosa: un futuro radioso per Samus e tutta la serie di Metroid. Sarebbe bello poter dire la stessa cosa anche di Mario, che invece è stato brutalmente assassinato dai suoi stessi genitori. Ok, sì, ovviamente sto esagerando, e sì, tranquilli, usciranno altri titoli di Super Mario. Il 1° aprile però ad essere stato ucciso è il rispetto nei confronti del consumatore, con il ritiro dal commercio della 3D All Stars. Nintendo si è inventata questa cosa grottesca della limited a tempo, e badate bene, non un'edizione speciale a tiratura limitata, ma un gioco con una data di scadenza. Dopo il 31 marzo la 3D All Stars è stata tolta dal commercio, anche se a oggi si trova ancora sugli scaffali dei negozi, solo per costringere i consumatori ad una corsa contro il tempo artificiale. È stato possibile acquistare 3 giochi richiestissimo dai fan solo per un periodo di tempo limitato, e ora non sono più accessibili su Switch. Non solo di celebrativo la 3D All Stars non aveva nulla, ma oltre al danno anche la beffa. Mario 64 è riapparso casualmente anche su NSO, dietro ovviamente a un abbonamento a pagamento. Ah, Nintendo, ma che mi combini? La fine della celebrazione dei 35 anni di Mario è senza alcun dubbio il punto più basso mai raggiunto da Nintendo, non solo nel 2021, ma anche tranquillamente nell'ultimo decennio. E questa poraccia era la top flop del 2021 di Nintendo. Cosa ne pensate? Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discuterne assieme. Noi ci vediamo domani per un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi e nerdate duro. Io sono il Poro Top, Michele Flop, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!